Buongiorno amici e amiche di VR Italia, benvenuti in questo nuovo video a tema VR. Come avrete visto dal titolo, abbiamo avuto l'opportunità di provare MotoGP VR, un'esperienza che seguivo con grande interesse da almeno 3 anni, ma che non ero mai stato fortunato a trovare installata da nessuna parte in Italia. Durante la FEXPO di quest'anno, a grande sorpresa, siamo riusciti finalmente a metterci le mani sopra. Se non sapete cosa sia la FEXPO, è una fiera aperta solo agli operatori del settore dell'intrattenimento per famiglie. Dietro questa fiera c'è un vero e proprio consorzio, il FEE, nato nel 2017 come promotore per le famiglie dell'intrattenimento e del gioco sano. FEE sta infatti per Family Entertainment. Anche lo scorso anno abbiamo partecipato alla fiera che ci ha riservato molte sorprese VR, con novità mai viste prima. A prescindere dalla qualità, queste non sono esperienze che potrete trovare per i vostri visori casalinghi, ma dovrete recarvi fisicamente nelle sala giochi o nelle VR room che le ospitano. La VR rappresenta meno del 10% del settore dell'intrattenimento per famiglie e parchi giochi, noti come amusement park, che è dominato soprattutto da esperienze fisiche. Tuttavia la tecnologia sta gradualmente guadagnando terreno grazie a costi di gestione e usura minori rispetto ai tradizionali giochi tipo Pungible, tiro al bersaglio e giochi generici da Luna Park. Abbiamo anche approfittato dell'occasione per organizzare un mini raduno con membri della community presenti nella zona di Bergamo che volevano trascorrere una giornata con noi a giocare a tutto, non solo alla VR. Essendo le macchine esposte destinate alla vendita o alla gestione dei grandi centri commerciali, era possibile provarle liberamente, senza limiti di tempo o gettoni. A un certo punto ci siamo anche fissati con i giochi di basket, scoprendo che qualcuno tra di noi, non io, è particolarmente abile, quasi lo Stephen Curry di Bergamo, mi verrebbe da dire. Oltre a quanto già provato lo scorso anno, ciò che ci interessava veramente era immergerci in MotoGP VR. A differenza dei simulatori di guida, quelli di moto sono estremamente rari e in VR offrono esperienze praticamente introvabili. Tagliamo corto e parliamo subito dell'hardware. Trattandosi di un cabinato prodotto da Road Thrills, azienda della quale vi avevamo parlato già in occasione di King Kong e Sailor Quest, ci troviamo di fronte a un PC da gaming equipaggiato con 2 visori HP Reverb G2, anzi penso che siano 2 PC da gaming. Nonostante questi non abbiano fatto il salto al Pimax Crystal, il Reverb è più che sufficiente per godere di queste esperienze fuori casa. Il cabinato stesso non si discosta molto da un tradizionale simulatore di moto, montato su una molla che permette 3 gradi di libertà, mentre ovviamente visore e software supportano 6 gradi di libertà senza problemi. Acceleratore e freno rivelano l'anima arcade dell'esperienza, che in VR riesce a rendere giustizia sia alla sensazione di velocità che all'immersività. Purtroppo non erano presenti le cuffie, ma il cabinato emetteva forti sbuffi d'aria e l'audio proveniva da 2 woofer posti sul davanti. Casco ben allacciato, in questo caso casco VR, e luci accese anche di giorno, siamo pronti a partire. Prima di proseguire con questo video vi volevo parlare di FlexiSpot, che avete sicuramente già sentito sul canale per la ottima scrivaniera alzabile e sede da lavoro che stanno salvando la mia schiena nelle lunghe sessioni di editing a cui mi sottoponete con questo canale. Però non possiamo sempre lavorare e qualche volta abbiamo bisogno di relax, ed è qui che la comoda poltrona Relax X2 entra in gioco. Sul sito di FlexiSpot durante il mese di marzo troverete tantissime offerte per i saldi di primavera con sconti fino al 43% e di cui trovate il link in descrizione. Dopo una lunga sessione in piedi in VR arriva sempre il momento di rilassarvi e la poltrona Relax X2 è stata fatta apposta per voi. Con i pulsanti situati sul bracciolo è possibile regolare contemporaneamente lo schienale e il poggiapiedi posizionandoli in qualsiasi posizione desiderate. Potete cambiare liberamente l'angolazione e la posizione della poltrona da seduta a sdraiata. Sulla poltrona Relax X2, che trovate scontatissima, troverete materiali di qualità ed eleganza, imbottite nei coppelle e facile da lavare. Vi ho detto che c'è anche una comoda porta USB, così potrete ricaricare la Switch o il vostro MetaQuest 3. Apple Vision Pro. Ma non solo poltrone relax, FlexiSpot propone anche una vasta gamma di prodotti, offrendo un nuovo modo di lavorare e un futuro comodo e senza vincoli, dalle standing desk alle sedie ergonomiche. Ringraziamo quindi FlexiSpot e vi ricordiamo che potete trovare tutti i link nella descrizione qua sotto, le date dell'offerta, il sito, il catalogo e tutti gli sconti sui prodotti per il mese di marzo. Dalla selezione delle moto ci accorgiamo che non è il MotoGP per PC e console uscito di recente, ma si rifà una versione modificata di qualche anno fa.
Sono ancora presenti le Suzuki, infatti, che hanno abbandonato il motomondiale da più di 2 anni. Come potete vedere, inoltre, mancano anche le licenze dei piloti. Non che sia fondamentale, ma era per riportarvelo. Senza alcun timore, vista la mancanza di Valentino, ripieghiamo su Ducati Lenovo. Per quanto riguarda i circuiti, anche qui non sono presenti la ventina di tracciati ufficiali, ma non mancano tra i più famosi come Mugello, Silverstone, eccetera, eccetera. Breve caricamento e siamo pronti. Non dico che sono rimasto sconvolto dalla grafica o dall'immersività come mai visto prima, ma sicuro ci siamo sentiti a casa. La VR per un gioco di questo tipo è proprio il suo habitat e nonostante tutta questa tecnologia fosse imbrigliata da un software arcade, ho proprio sentito quello che era il modo giusto per giocare un gioco del genere. Come se lo avessi sempre conosciuto, come se nella mia testa sapevo che quella sarebbe stata la sensazione di divertimento, pur non essendo comparabile ovviamente per emozioni e pericolosità rispetto a guidare una moto vera, non lo è nemmeno d'altronde giocare a Dirt Rally 2 con postazione VR, ma ciò non toglie che siano delle esperienze più clamorose per quanto riguarda la guida. In questo caso però, come anticipato, il software arcade mostra subito il limite a chi come me sa benissimo come guidare una moto virtuale, in quanto per venire incontro a tutti erano attivi tutti gli aiuti, frenata, stabilità, non c'erano le marce, frizione, eccetera, ma la sensazione di scendere dalla Casanova Savelli, entrare nell'arrabbiata 1, 2 in piena marcia fino a Scarperia, beh, quello si giustificava totalmente il tempo investito per recarsi a Bergamo appositamente per questa esperienza. Voi non fatele in pieno arrabbiata 1, 2 in moto in piega col CBR 1000 prima di Scarperia, mi raccomando, eh. Poi però non ero da solo lì, c'erano anche gli altri amici di Via Italia, come non potevo isolarmi per 8 ore, ma mi hanno dovuto sradicare a forza. Fossi stato lì da solo, posso assicurarvi che quel cabinato non l'avrebbe provato nessun altro che me quel giorno. Forse chi davvero non ha interesse nelle moto virtuali potrebbe fare a meno di questa esperienza. Come d'altronde molti di voi non giocano per niente ad Assetto Corsa o Project Cars perché non hanno interesse nella guida. E qui siamo più o meno nello stesso livello, l'unica differenza è che una postazione di guida si può comprare con diverse fasce di prezzo, dal volante da 50 euro fino a 5.000 euro e passa. Per le moto invece non esiste niente sulle centinaia di euro. Moto Trainer, che è un produttore di simulatori di moto professionisti, propone qualcosa alle fiere, ma è più o moto da cross o moto da pista a prezzi inaffrontabili. A questo punto però ve lo anticipo, aspettate ancora un po' perché sul canale arriverà qualcosa presto. Vi svelo un piccolo segreto di qualche frame. Ritornando al simulatore e alla VR, l'esperienza è perfetta ed è proprio come la vorrei, ma il software per noi appassionati videogiocatori è troppo sempliciotto e non me la sento però di incolpare Road Thrills, che è l'unico baluardo a proporre questo tipo di esperienze, perché anche gli altri cabinati di guida presenti, da Asphalt Arcade a Fast and Furious e altri giochi di guida con brand diversi, sono giochi di guida terribili in sala giochi, che non valgono manco un mignolo rispetto a qualunque altro gioco arcade su console come un Forza Horizon o un The Crew. Se ci fosse stato montato su questo stesso cabinato Ride 4, 5, un MotoGP completo di Milestone, staremmo parlando di tutta un'altra esperienza in questo video. Facendo un piccolo ragionamento, secondo me, oltre il fallimento delle sala giochi dovuto ai vari motivi fisiologici che sappiamo, penso che i giovanissimi non entrino in sala giochi, non gli interessi per niente, proprio perché quei pochi centri aperti hanno dei software terrificanti all'interno. Cioè, ai nostri tempi, sì, ai nostri tempi insomma, da boomer, le sala giochi avevano prodotti che spesso erano super, se non al limite equivalenti rispetto a quelli che avevamo a casa. Chiudo quindi il video confermandovi che non solo ho giocato a MotoGP, ma mi sono impossessato anche per 40 minuti buoni di Sailor Quest. Il cabinato spara tutto su rotaie, divertentissimo, di Road Thrills con grafica PC VR spettacolare e con epiche boss fight alla Asgard Wrath che tutti gli appassionati di VR dovrebbero provare. Se lo avvistate in qualche centro commerciale, scriveteci, che lo diciamo a tutti nei nostri gruppi e community, per fare in modo che la risposta del mercato italiano a questo tipo di esperienze sopravviva e non sia solo relegato ai paesi orientali. Peccato che Faro Games non abbia portato anche King Kong Skull of the Island VR 2, che si porta dietro ancora più contenuti rispetto a quello dell'anno scorso e che avremmo provato più che volentieri. Ringrazio quindi tutti gli amici che sono venuti a trovarci, anche perché per chi è venuto avevamo una sorpresa in serbo, in quanto dopo abbiamo sequestrato l'area ristoro del primo centro commerciale vicino per dare anche a loro la possibilità di provare Apple Vision Pro Evolution Soccer, Labo VR, gli X-Real 2 Pro,
insomma, non vorrei dire, ma secondo me si sono divertiti di più con Labo VR che con Vision Pro. Però non vorrei sollevare qua una VR console war. Da Fexpo quindi era tutto. Spero che questo video vi sia piaciuto. Se trovate il cabinato MotoGP da qualche parte, fatecelo sapere, che vorrei farmi un altro giro. Noi ci rivediamo sempre su questo canale quanto prima con un nuovo video. Vi auguro buona VR.